Allora, il builder è parecchio complesso. Allora, sappiamo che questo qua è il builder che ci sarà sia su current sia su next gen, quindi saranno uguali. La differenza starà nella selezione di takeover e nel costo dei cartellini. Su next gen avranno i nuovi badge, quindi diciamo che il costo dei cartellini sarà diverso. Allora, la differenza più importante sta nella maniera in cui gli attributi vengono potenziati. Ogni attributo è collegato ad altri attributi, quindi nel momento in cui io sono qui sul tiro da vicino vedrò altri attributi collegati, ovvero tutti quelli gialli. Nel momento in cui io vado a aumentare il tiro da vicino, tutti quelli gialli saliranno non nella stessa maniera, quindi non è che se io vado ad aumentare di 10 il tiro da vicino, gli altri salgono tutti di 10. Andrà, diciamo, in percentuale, quindi nel momento in cui io andrò nella parte più alta del tiro da vicino, tutti quelli inizieranno a salire e inizieranno a seguirlo. Ma una delle cose più importanti è quella delle braccia, quindi la lunghezza delle braccia. Quest'anno tutte le build fino al 6 e 10, nel momento in cui noi andiamo ad aumentare la lunghezza delle braccia, non influirà sul controllo palla, influirà soltanto sul tiro da 3 e sugli altri attributi. Quindi, se noi abbiamo un 6 e 8, che sarebbe 2 e 3, con 81 di controllo palla, faccio esempio, nel momento in cui andiamo a mettere le braccia al massimo, il controllo palla rimarrà 81. Nel momento in cui andiamo a mettere al minimo, il controllo palla rimarrà 81. Quindi non sarà più influenzato. Questo soltanto per le build fino al 6 e 10. Nel momento in cui andremo più in alto, ovviamente inizieranno a scendere, perché ci sono build 6 e 10 che hanno comunque 70 di controllo palla. Ovviamente è abbastanza improbabile avere poi le build, non so, un 2.15 con le braccia al massimo che comunque ha 65 di controllo palla. Questo no, là inizieranno a scendere. Qua ovviamente vediamo i cartellini potenziali, quindi quelli che possiamo andare a mettere sulla build. Queste sono di next gen. Per quanto riguarda current, invece, già detto, il costo sarà diverso, non sappiamo ancora in realtà come funzionerà, perché quello che hanno fatto vedere è soltanto riguardante il next gen. Per i cartellini quindi avremo, diciamo, tre livelli: livello 1, livello 2 e livello 3. Ogni cartellino sarà in uno di questi livelli. Tutti i cartellini che si troveranno nel livello 1 richiederanno, come sempre, meno per current, 1, 2, 3 e 4. I tier 2 invece saranno 3, 4, 5, 6 il costo di totali che abbiamo potenziali, mentre per il tier 3 5, 6, 7 ed 8. Allora, la novità più importante per quanto riguarda i cartellini sarà il core badge, ovvero ogni cartellino avrà una sfida. Nel momento in cui andiamo a completarla, quel cartellino diventerà gratuito. Il consiglio principale qual è? Andare a utilizzare il core badge su un cartellino di tier 3, o comunque sul cartellino che ci costerà di più. Quindi, ad esempio, se abbiamo 20 cartellini disponibili in conclusione e nel tier 3 troviamo, quindi nel livello 3 troviamo posterizzatore e possiamo metterlo fino ad Hall of Fame, quel cartellino ci costerà 8. Quindi andiamo a fare la challenge di posterizzatore, quel cartellino diventa gratuito, lo andiamo a mettere, quindi dei 20 punti che abbiamo disponibili il costo sarà 0. Stessa roba lo faremo ovviamente per ogni cartellino in ogni categoria. Un altro consiglio è quello di giocare molto col builder, come detto prima, non solo per quanto riguarda gli attributi, ma anche perché i livelli dei cartellini non sono fissi. Quindi se io ho fatto una guardia alta un tot con un certo peso, magari ho passatore nei cartellini di livello 1, quindi mi costerà 1, 2, 3, 4. Se io magari quella build la faccio un pelino più bassa, o comunque gli aumento un po' il peso, gli cambio qualche attributo, può essere che passatore non lo trovo più tra i tier 1, lo trovo nei tier 2 e quindi costerà di più. Questo che significa? All'inizio quello che faremo sarà cercare di far andare i cartellini più utili, quelli che vorremmo usare, nei tier più bassi, in modo tale da sprecare meno miglioramenti disponibili per i cartellini. Io quest'anno per esempio avevo la guardia rimbalzista, che era un gran rimbalzista buildato sulla guardia. Il problema qual è? Nel momento in cui io quest'anno provo a fare il gran rimbalzista buildato sulla guardia, sicuramente avrò alcuni cartellini come guardiano del canestro o muro di mattoni, invece dal tier 3, come sarebbe sulla grande, al tier 1. Allo stesso tempo, molti cartellini al tiro, probabilmente, come cecchino o stop and pop, invece di trovarsi al tier 1, si troveranno al tier 3. Quindi sarà tutta questione di giocare con l'editor e cercare, insomma, la combinazione migliore per salvare più cartellini possibili. La maniera più facile per salvare i cartellini sarà facendo la challenge del core badge e utilizzarlo su quello che è il cartellino più costoso per ogni categoria. Altra cosa molto importante, secondo me, è quella che si potrà provare la build al 3v3. Potrai scegliere se provarla al 3v3 o al 5v5.